Eccoci nuovamente in compagnia della dottoressa Alessandra De Bigontina, che vi ricordo è direttrice dei Musei delle Regole. Ne abbiamo già visitati due, adesso mi pare di aver capito che chiudiamo in bellezza, dottoressa. Eh sì, qui siamo al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi. Mario Rimoldi, chi era questo signore? Mario Rimoldi era un albergatore di Cortina ed è stato uno dei più grandi collezionisti del Novecento. È questo signore che vediamo, qui ritratto da Renato Balsamo. Lui era un grande appassionato di Cortina, un grande appassionato d'arte, e nel giro di 40 anni, fra la fine degli anni 20 e gli anni 70, quando poi è morto, ha raccolto oltre 3.000 opere dei maggiori autori del Novecento. 3.000 opere? Sì. Beh, non sono poche, dottoressa. Non sono poche. E qui raccolte, noi ne abbiamo, nella nostra raccolta del museo, circa 800, 364 provenienti dalla sua collezione. Ma è vero che chiedeva agli artisti di dipingere Cortina, ma poi anche familiari? Sì, questi parenti. Erano proprio due filoni attorno al quale si è sviluppata la sua collezione. Dietro di noi abbiamo un esempio dell'incontro fra arte e paesaggio. Questa è la chiesa di Cortina, dipinta da Filippo De Pisis. E Filippo De Pisis è stato l'autore principe della sua collezione. Lui ne ha avute oltre 600 di opere di De Pisis nella sua vita, nel corso della sua vita, e noi al museo ne abbiamo 54. Beh, direi che siamo partiti proprio. Eh sì, questo è uno bene, dei capolavori. È uno dei capolavori che abbiamo. Dottoressa, mentre ci avviciniamo alla prossima opera, volevo chiederle come facciamo vivere questo museo non solo agli ampezzani, ma a tutti i turisti che gravitano attorno a questa bellissima Cortina. Noi organizziamo numerose attività all'interno delle sale del museo. Ogni mese, quindi anche fuori stagione, organizziamo un concerto di musica classica in collaborazione col Festival di Nociani. Per le scuole è stata inaugurata una sezione didattica che organizza abitualmente, sia per le scuole appunto che per i bambini nel pomeriggio, delle attività legate ai tre musei. Ci sono delle conferenze che abitualmente si svolgono sempre nelle sale del museo, la manifestazione Arte d'Agosto e Arte d'Inverno curata da me, da Costantino D'Orazio e dalla Libreria Sovilla. Quindi sono tutte attività che permettono ai visitatori di venire a vedere i quadri, ma anche ad ascoltare dell'ottima musica o delle interessanti conferenze. Decisamente. Diamo un'informazione anche che sembra banale, ma togliamo l'estate, togliamo l'inverno, che sono i momenti clou per Cortina. Questi eventi continuano anche nell'arco dell'anno? Sì, i concerti per esempio sono volutamente ogni mese, quindi anche fuori stagione per le persone di Cortina, devo dire che c'è una grossissima risposta. La prossima opera che vediamo? E forse l'opera più importante che abbiamo custodita qui al museo è un'opera di Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico, e si intitola L'Île des Charmes. È un'opera importantissima sia per il formato, perché è un'opera di davvero di grandi dimensioni per l'artista, sia per la data, perché è un'opera del 1928, che è l'anno in cui lui si dedica con grande passione quasi solamente alla pittura. Allora, io intanto inizio nel ringraziarla perché ci ha aperto le porte, il caso di dirlo nel vero senso della parola. Peccato che come sempre purtroppo abbiamo poco tempo, ma io so che dobbiamo sbirciare l'ultima immagine quest'oggi, ma con la promessa magari di venirla a ritrovare. Di cosa parliamo adesso? L'ultima opera è l'opera di Renato Guttuso, La Zolfara, che è un altro dei pezzi, dei capolavori che sono presenti nella nostra collezione. Anche qui la dimensione è notevole. La dimensione è importante, è forse una delle opere più importanti di questo autore, nella quale ben si esprime il suo desiderio di denuncia sociale, perché è rappresentata la condizione dei minatori e la disumanizzazione di questi uomini, che si legge chiaramente negli occhi, nelle carni consumate. Ed è davvero un'opera molto forte anche dal punto di vista del colore. Prossimo appuntamento che lanciamo ai nostri telespettatori? Da giugno a novembre cambieremo in parte l'allestimento del Museo Rimoldi. Questa è una cosa che facciamo abitualmente ogni stagione, perché qui sono esposte circa un decimo delle opere della nostra collezione, quindi vogliamo ogni volta offrire ai visitatori la possibilità di scoprire opere nuove. Allora, io ringrazio la dottoressa Alessandra De Bigontina. Grazie a voi. Con lei abbiamo scoperto i Musei delle Regole quest'oggi per il nostro pubblico e non solo naturalmente, un invito che estendiamo. Abbiamo parlato di sport, di cucina, di arte, di cultura. Credo che veramente non manchi nulla a questa puntata. Giusto il tempo di ritornare in compagnia del nostro amico Graziano Prest per vedere la conclusione della sua ricetta, vorrei assaggiarla anche, e salutarvi.